Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale YouTube. Siamo arrivati a quello che secondo me è un confronto abbastanza interessante, ovvero quello tra Samsung S23 Ultra e Samsung S24 Ultra. Quale dei due conviene comprare, o meglio, il più delle volte, conviene passare dalla generazione vecchia a quella nuova? Ci sono stati dei miglioramenti? Beh, risponderemo a tutte queste domande in questo video e quindi, buona visione. Partire però come al solito io vi ricordo che potete darmi una grossa mano per continuare a portarvi contenuti nell'ambito della tecnologia e di questo tipo di informazione con cose completamente gratuite come un like, l'iscrizione al canale se già non l'avete fatto oppure anche un commento qui sotto condividendo questo video e poi anche seguendo il canale Telegram Dillitech, mi raccomando non perdetevi quel canale. Ma insomma partiamo dal confronto di questi due dispositivi e ovviamente partiamo da un discorso puramente estetico di usabilità e di materiali, perché lì in effetti c'è una piccola, ci sono una serie anzi, in realtà di piccole differenze. Per prima cosa, appunto, sono cambiati i materiali. Da una parte S24 adesso è in titanio, che però non ha una differenza sostanziale in termini di peso. Parliamo infatti di 2 grammi che sono assolutamente impercettibili durante l'arco della giornata. La differenza principale però sta nelle cornici, ovvero adesso sono opache e quindi, come già vi dicevo nella recensione di S24 Ultra, sono effettivamente si rovinano meno, quindi proprio il fatto di non averle lucide le faranno durare di più nel tempo. E poi sono anche meno stondate. E questo, assieme al fatto che il display è piatto, aumenta leggermente la larghezza, parliamo di circa 1 mm, il che lo renderebbe ancora più scomodo, ma d'altro canto avere cornici un po' più piatte tende a permettervi di tenerlo un po' più stabile, un po' più fermo quando lo utilizzate, e in compenso poi diminuisce leggermente la lunghezza, che tutto sommato male non fa. Però a conti fatti l'usabilità dei due prodotti e proprio come si riescono ad utilizzare non cambia praticamente nulla, sono veramente dettagli per cui non vale assolutamente il passaggio in questo caso tra uno e l'altro, almeno per ergonomia. Se trovate scomodo S23 Ultra troverete scomodo S24 Ultra, su questo non ci piove. Ci tengo a sottolineare, ecco, un piccolo dettaglio sull'usabilità. In questi giorni l'ho utilizzato spesso senza una cover, proprio per contenere gli ingombri, e adesso con la scusa che, diciamo, lo spessore generale è leggermente diminuito, mentre lo spessore totale è rimasto quasi uguale, se l'appoggio su un tavolo traballa leggermente di più. Ad ogni modo, poi è quasi ovvio che il 99,9% di chi lo comprerà lo utilizzerà con una cover. Quindi effettivamente, come vi dicevo, non c'è praticamente nessun miglioramento per quanto riguarda usabilità materiali. Ecco, questa cosa qua forse è un po' più piacevole il titanio, ma sono proprio gusti personali, c'è chi potrebbe piacere di più come era fatto anche S23 Ultra, quindi non è un dato di fatto, questo no. Ci sono cambiamenti però anche sul display. Entrambi sono 6,8 pollici, entrambi sono a 120 Hz, entrambi hanno una risoluzione massima QHD. La protezione passa da Victus 2 ad Armor, che spero vada un po' meglio di S23 Ultra, perché si sono formati parecchi microsegni anche relativamente profondi, ma questa è una cosa che poi valuteremo dopo mesi. Quella che è la differenza principale però tra i due prodotti è il trattamento antiriflesso. Davvero, per alcuni che spesso usano il telefono all'esterno, questo potrebbe letteralmente cambiare la vita. Non che prima non fosse utilizzabile, parliamoci chiaro, ma qui cambia proprio l'esperienza d'uso. Se prima bisognava magari stare un attimo lì, inclinare il telefono in certe situazioni o cercare un attimo d'ombra, beh, ora basta, davvero basta, uno spettacolo davvero da utilizzare in esterno. Ovviamente con questa recensione, con quello che sto dicendo, non voglio nascondere il fatto che ci siano stati diversi problemi per quanto riguarda il display di S24 Ultra, però devo dire, nella mia unità, per il mio modello e così anche poi per tanti altri che ho sentito, non per tutti, alcuni in effetti hanno trovato alcuni problemi, però il mio modello è veramente perfetto e così, ripeto, tanti altri. Quindi effettivamente ci deve essere stata una partita di display che non è andata come doveva.
e quindi parlo di quelli un po' slavati, di quelli che hanno avuto problemi con i grigi, eccetera, eccetera, però il mio è veramente perfetto, bellissimo da vedere in tutte le situazioni. Ma insomma, poi comunque avete comprato un Samsung, quindi se avete qualche problema, in questo caso sul display, contattate l'assistenza, non è che avete comprato un Alcatel che poi non sapete che vi risponde, state tranquilli, assistenza eventualmente se il vostro display ha qualche problema. Ho avuto modo poi anche di confrontarli sia per l'aspetto dei microfoni che per gli speaker, perché è tutto sommato interessante anche questo. Non ho notato differenze importanti nei microfoni, mentre negli speaker secondo me c'è un leggero miglioramento. Parliamo di poca cosa, però una leggera potenza, una leggera pienezza del suono in più, questo sì, sicuramente. Ci sono differenze poi anche lì, però non eclatanti, per quanto riguarda il processore. Da un lato abbiamo lo Snap 8 Gen 2, mentre dall'altro passiamo alla generazione 3, quindi un po' più di potenza. E devo dire che c'è però prima una piccola premessa da fare, che io di S23 Ultra ho un po' l'edizione sfortunata, se così vogliamo dire, perché è il 256 GB di memoria che poi ha 8 GB di RAM, mentre questo è il 512 con 12 GB di RAM. E devo dire che su un software così elaborato e così complesso come la One UI, avere un miglior processore con un quantitativo maggiore di RAM fa effettivamente differenza. E nell'utilizzo quotidiano mi sono accorto come S24 Ultra in questa configurazione con questo processore permette proprio un'usabilità un po' migliore, un po' di meno scattosità, un po' di meno rallentamenti, anche se parliamo veramente di dettagli, poi magari la maggior parte delle persone nell'uso normale nemmeno se ne accorgerebbe, però tutto sommato veramente mi ha dato quella fluidità, quel minimo in più che effettivamente non avevo su S23 Ultra, anche se stiamo parlando, ripeto, veramente di dettagli nell'utilizzo normale quotidiano. Non è che ci sono differenze eclatanti, cioè non vi consiglierei di passare a S24 Ultra per avere prestazioni migliori, cioè siamo veramente, veramente ai dettagli su questo aspetto. Però d'altro canto, ecco, su questo ho notato un leggero miglioramento anche significativo per quanto riguarda l'autonomia. S24 Ultra, sebbene abbia un processore più potente e anche costruito in modo un po' più complesso che potrebbe causare magari più problemi soprattutto nell'utilizzo di benchmark e di queste cose qua, però mi ha garantito delle prestazioni dell'autonomia leggermente migliori. Cosa intendo? Guardate qua, ho fatto lo stesso giorno con i due dispositivi affiancati, quindi portandoli negli stessi posti e cercando di fare più o meno le stesse cose, con la sola differenza di WhatsApp su cui l'ho utilizzato di più su S24 Ultra. Però guardate, un 2% in meno di batteria su S24 Ultra, ma con oltre mezz'ora in più di utilizzo di display acceso, che diventa anche un'ora guardando le statistiche di Samsung, ma vi dico che secondo me quelle statistiche sono un pochino sballate, trovo molto più corrette quelle del benessere digitale, assolutamente. Però, ripeto, prestazioni leggermente migliori per quanto riguarda l'autonomia di S24 Ultra, e anche questo è confermato da diversi che li stanno utilizzando e che hanno avuto modo di utilizzarli più o meno in contemporanea. Quindi benissimo a livello autonomia di S24 Ultra, come già vi avevo raccontato nella recensione completa. Ovviamente poi, avendoli entrambi, ho avuto modo di fare anche diversi test per quanto riguarda le connessioni, un aspetto importantissimo, e anche qui c'è un leggero miglioramento da parte di S24 Ultra. S23 Ultra era un netto miglioramento di S22 Ultra, ma generalmente non è mai stato un top. È stato un piacere quindi vedere un generale miglioramento, un comportamento migliore su questo S24 Ultra. Nessun stravolgimento, come già vi ho detto in altri campi, però su oltre 10 test che ho fatto in vari punti, in giorni diversi, in punti diversi, mi ha quasi sempre praticamente fatto meglio S24 Ultra, e anche qui nei vari forum generali, come con altri amici che utilizzano S24 Ultra, anche loro hanno confermato un leggero miglioramento per quanto riguarda proprio la ricezione. Wi-Fi invece era buono prima, rimasto similare, velocità massime leggermente superiore su S24 Ultra, ma siamo veramente ai dettagli. Anche la tenuta alla distanza, ovvero allontanandomi dal router, è rimasta praticamente uguale. E per ultimo, ovviamente, non potrebbe che mancare anche un confronto per quanto riguarda il comparto fotocamere, perché è un aspetto giustamente da valutare in modo serio, anche perché poi Samsung ci punta sempre tantissimo, fa tantissimi discorsi e tantissime pubblicità sulle fotocamere di S23 Ultra, S24 Ultra, quindi come vanno? C'è stato un miglioramento?
Allora, piccola premessa, senza che me ne vogliate, ma ormai è un po' risaputo, la serie S di Samsung fa sì foto buone magari per come le vedi a colpo d'occhio, però non possono essere considerati i migliori camerafoni in assoluto, soprattutto se confrontati magari con i top Vivo o i top Xiaomi, solo in ambito foto sto parlando, non in ambito video, ma in ambito foto. C'è sicuramente qualcosa da migliorare su proprio entrambi, però ecco, se prendo il confronto specifico tra i due dispositivi, devo dire che è stato fatto un gran bel lavoro di raffinamento su S24 Ultra. Cosa intendo? Innanzitutto con la principale, ora c'è una più corretta saturazione nelle foto. Ci sono nettamente meno artifici ed errori rispetto a S23 Ultra. Anche il punto di bianco, secondo me, è migliorato, soprattutto di notte, dove c'è una più corretta esposizione, una più corretta, più corretto punto di bianco della foto. A livello software, poi con il sensore principale, per me è migliorato anche proprio il trattamento delle lenti, oltre che il software. Per esempio, guardate questa foto al rubinetto, come c'è minor aberrazione cromatica lì attorno al rubinetto, c'è meno flare, insomma i contorni sono più precisi, la foto meno impastata. Sono dettagli, se vogliamo, ma anche relativamente dettagli, perché sono proprio una foto che alla fine viene meglio. C'è poi un minor shutter lag, in generale la velocità di acquisizione della foto anche di sera è migliorata, il che significa che soffro un po' meno del rischio del micromosso, che c'è ancora, come c'è ancora lo shutter lag, ma meno rispetto a S23 Ultra. Ho notato poi dei miglioramenti anche con gli altri sensori. L'Ultra Wide usufruisce di tutte quelle migliorie software di cui vi parlavo prima, quindi la foto è più equilibrata, meno sparata nei colori, un pochino più naturale. Ma poi soprattutto, secondo me, è stato fatto un gran lavoro con l'effetto sfocatura, come avevo detto anche qua nel video dedicato, che con quell'effetto si riescono effettivamente a ottenere foto che altrimenti rischierebbero di essere un po' piatte, un po' banali. E poi ho trovato migliorato anche lo zoom. Non ho mai amato, come saprete, il 10x ottico di S23 Ultra, che purtroppo è un sensore parecchio vecchio, e avevo davvero ragione, secondo me, perché confrontato con il 5x e poi zoomato ibridamente a 10x, effettivamente ottengo risultati migliori spesso con S24 Ultra rispetto a S23 Ultra. E anche questa era una cosa che ho ripetuto per diversi mesi utilizzando 5x di qualità, come per esempio su Xiaomi 13 Ultra. Ora con questa 5x poi c'è più flessibilità, perché vi permette di fare foto ottime a 5x e foto più che accettabili anche a 10x o addirittura migliori, come proprio vi ho detto. E poi per i video, anche qua ci dovrà essere, secondo me, un leggero affinamento su S24 Ultra. Entrambi i dispositivi sono molto buoni in ambito video, credo che per completezza di quello che potete fare, per qualità, Samsung sia il migliore lato Android, ma proprio per completezza, per quello che potete fare, non magari se prendo il video specifico unico, ma calcolando tutto l'effetto sfocatura, quello che potete fare con la frontale, eccetera eccetera, sono i più completi in assoluto. Se confronto i due, come vi dicevo, ci sono delle cose su cui S24 Ultra deve un po' affinare. Come vedete, la gestione dei colori, o per esempio anche come lavora l'HDR, ecco, c'è qualcosa da affinare che su cui S23 Ultra fa un pochino meglio, ma sono convinto che a livello software queste piccolezze verranno gestite. Però guardate per esempio come è nettamente migliorato anche nei video con la saturazione dei colori. Guardate per esempio questo video selfie e il cielo come naturale su S24 Ultra e com'è invece azzurro fluo su S23 Ultra. Quindi sì, piccoli miglioramenti, ma che sicuramente ci sono stati. Vi lascio comunque qualche altra clip di confronto con un po' tutti i sensori, in modo che possiate valutare anche voi, proprio 30 secondi di confronto, possiate valutare anche voi qual è dei due che magari preferite o che secondo voi fa meglio. Ma quindi in conclusione, vale la pena di passare da S23 Ultra a S24 Ultra?
Beh, sì, nel senso che ci sono stati dei piccoli miglioramenti, piccoli ma anche significativi, sia per quanto riguarda l'autonomia che soprattutto per il display con l'effetto antiriflesso, che poi anche per piccoli miglioramenti nell'ambito della fotocamera, certo è che sono miglioramenti relativi, non epocali, e quindi insomma se vi trovate bene con S23 Ultra potete star lì tranquillamente ad averlo, continuare a tenerlo per diversi mesi, anni, perché comunque va molto bene. Se però la differenza, perché magari riuscite a vendere bene, perché Samsung ve lo stravaluta S23 Ultra, se la differenza inizia a essere poca, potrebbe aver senso comunque, ecco, andare su S24 Ultra perché, ripeto, i miglioramenti, sebbene piccoli, ci sono stati un po' in tanti campi. Ecco, spero che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto mi raccomando lasciate un like, fatemi anche un commento qua sotto e se vi va ci vediamo in un prossimo video. Un saluto da Daniele Pintus.